Signore e signori, tra pochi minuti avrà inizio lo spettacolo. Vi preghiamo di spegnere i vostri telefoni cellulari o di disattivare la suoneria. Per motivi di sicurezza, vi invitiamo inoltre a tenere i vostri bambini lontani dal palco. Ringraziandovi per l'attenzione, vi auguriamo buon divertimento. Buonasera, siamo pronti per il grande spettacolo finale della Jolly Animation. Questo è un momento anche per i ragazzi, per darvi l'arrivederci per quelli che partiranno, quindi un modo anche per salutarvi. Un musical Scugnizzi che parla dei giovani di Napoli, di questa città così difficile, di chi pensa solo a distruggerla e chi invece vuole cercare di recuperarla. Signore e signori, la Jolly Animation vi presenta C'era una volta Scugnizzi. Buonasera, siamo del telegiornale. Come le dicevamo per telefono, siamo venuti a realizzare un servizio sulla figura di suo nipote, Don Saverio De Lucia. E già, quello un prete ucciso fa notizia, è un martire. Da piccolino tutti quanti dicevano che è un delinquente, andrà in prigione. Era un mascalzoncello, ma non era cattivo. Ma a 20 anni finì all'Isida, il carcere minorile. Insieme a lui ci stava anche quel suo amico, Raffaello Russo, che già a 20 anni faceva il boss del gruppetto. Da grande, Raffaele diventa un grande camorrista. Saverio invece si fece prete e vedeva che i ragazzi del quartiere erano come lui quando era piccirillo, ragazzi persi, e così li radunava in chiesa per cantare e ballare. Li teneva uniti a sé. Non c'è sta niente a fare, nella vita ci stanno sempre persona e persona. Persona, 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 persona
arrivo, arrivo, mi raccomando, adesso prendiamo un po' di spazio. Fatelo passare! Ciao! Buongiorno!
No, niente, siamo venuti qua per parlare dei ragazzi che lei mantiene in chiesa. La gente parla, dice che c'è casino, c'è chiasso, ed è diventato soltanto un po' una dato e cantare con basta con calma, ok, dai. Ma poi
perché dai, noi qua lo facciamo per stare tutti insieme, per cantare tutti insieme. Ma che cantiamo a fare se poi ma non è questo, noi la musica la ce l'abbiamo detta, a noi piace cantare. Ma tu come hai imparata la musica? Ha studiato? No, io ce l'ho dentro, non vi stavo dicendo. Guardate. Wow, bella, bellissima. Mamma. Ma le parole? Le parole ancora non le ho messe. A me la musica mi ha chiamato. Keep
se riesci a capire, stanno crescendo le creature, ma quando ti invece va, va a fare un grano maturo, ma quando ti invece va, ci stanno sempre sti. Sulla mente, calor coglie che sta accendo sul trifico
Colusso, devo parlare. Quando vuoi, io sono qua. Allora lo vado a chiamare. Buonanotte, 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 buonanotte. Io vado a prendere la paese. Quanto tempo è passato? 20 anni. Sembrava ieri, sembrava che eravamo al carcere di Orine di visita. Ma abbiamo le due strade diverse. Ciao, tu sei diventato buono e io sono diventato cattivo. Lo dici tu questo? Eh sì, lo sapevo. Perché tu pensi a fare la musica, i balletti, e io penso a fare i soldi. Sì, ma sulla pelle dei ragazzi è rapido gli sbagli, mio caro Saverio, perché sono gli stessi ragazzi che si tassano i soldi della droga. E mica pensano alle sciocchezze che fai tu. La musica, il canto, il ballo. Io non me ne posso fregare a te perché io sono un prete. Già, è il prete lui. Lo sapete, c'è una differenza sostanziale tra me e te. È una questione di palle. Tu non ce l'hai, ti sei rifugiato dietro a quel colletto bianco. Io le palle ce l'ho. Ma tu sei sicuro che per quello che fai tu ci vogliono? Non scherzare. Bene, non scherzare con me. Sto tremando, non vedi. Non fai neanche davanti al nostro signore, qui. Nostro signore? Si è scordato il nostro signore quando io avevo 10 anni ed ero picciolilla. Si è scordato di Raffaele Capasso, il nostro signore. Tu hai qualcosa che mi appartiene. Fammela aprire. Non ci penso io, non ti preoccupare. Consolerio! Consolerio, che fa? Come ti sei messo? Come hai fatto questo sgarro di fronte alla re di Napoli? Consolerio, guardami in faccia, ti sei inguaiato con le tue stesse mani. Ti sei inguaiato, Consolerio. E sei inguaiato! Ma tu, sono amico tuo. Lui non sbaglia, lui non scherza. Vieni con me, io ti faccio fare un lavoro serio. Vieni con me, dai, che ti faccio fare un allenamento. Vieni. Ragazzi, adesso che faccio da schiaffo questo Raffaele. Se fosse stato per me, l'avrei già spaccato la mano. Gridano, fanno confusione. Voi dovete protestare in silenzio, così la gente, andate verso la gente e dite cosa voglio, mi prendono in considerazione, perciò in silenzio dovete protestare. Si stanno avvicinando, l'ultimo parla.
non sapete, dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo farci trattare così. Con noi sanno sta a porto tutto qua.